Ragazzi, allora oggi facciamo insieme quel pane che molti di voi hanno visto sulle storie di Instagram che ho preparato l'altra sera, che è un pane facilissimo per chi non sa fare il pane, tipo me, che vi darà un sacco di soddisfazione perché veramente è poco impegnativo, pochi passaggi, potete organizzarvi i tempi come vi pare e quindi è proprio un pane, diciamo, delle emergenze, chiamiamolo così. È un pane senza impasto, quindi non ci avete bisogno né di planetaria né vi sporcherete le mani, insomma è una roba proprio facilissima, serve solo la forchetta e una spatola, poi vi faccio vedere dopo per cosa serve. Allora, ci serve 400 g di farina zero, che è quella che si usa per la pizza. Però se volete potete fare anche farina 00, metà Manitoba, metà 00, un po' di integrale ce la potete mettere nell'impasto, un po' di farina di semola, insomma giocate sulle farine come più vi piace. Quindi ho fatto 400 g di farina 00. Dentro la farina 00 ci aggiungo 2 g di lievito di birra disidratato. Io utilizzo questo qua, che so 7 g. Lo potete riutilizzare questo qui, la bustina aperta, basta che la chiudete bene e la tenete in frigorifero e si mantiene per qualche giorno. Quindi se lo fate tutti i giorni il pane lo potete utilizzare più di una volta. 2 g di lievito di birra secco in mezzo alla farina. Se non avete il lievito di birra secco e avete quello fresco in casa, ce ne mettete 4 grammi, il doppio praticamente, un pochettino più del doppio, ok? Poi aggiungo pure un pizzichetto di zucchero, ma proprio ne basta mezzo cucchiaino. Questo serve per attivare la lievitazione. Gli do una bella mescolata. E metto pure un cucchiaino di sale. Però il pane lo potete pure far sciapo, senza sale, quindi questo a discrezione. E mescolate bene qua in mezzo alla farina. Primo step l'abbiamo fatto. Una ciotola, ci versate all'interno 300 ml o 300 g d'acqua e cominciamo ad aggiungere la farina poco alla volta e mescoliamo con la forchetta. Questo è un pane ad alta idratazione, si dice, che quando lo sfornate è pieno di bolle dentro, perché praticamente c'è una alta percentuale d'acqua nell'impasto rispetto alla farina. Anche per questo lo impasto con la forchetta e non con le mani. Sto aggiungendo la farina poco alla volta e mescolo con la forchetta. Non vi preoccupate se vedete grumi perché è normale, Così si presenta l'impasto quando ha assorbito tutta la farina. Rimane un pochettino grumoso, appiccicoso, ma è normale, Un po' appiccicosa, un po' irregolare. L'impasto è già pronto, adesso vi spiego che dovete fare. Lo coprite con la pellicola e lo lasciate riposare a temperatura ambiente per un quarto d'ora, ok? Così, proprio qua, lo mettete qua, andate a fare qualcosa, passate la scopa per casa e questo intanto riposa. Praticamente la maglia glutinica si è già leggermente trasformata e quindi l'impasto è diventato un po' più liscio. Che cosa dovete fare? Semplicissimo. Prendete una spatola e cominciate a girare l'impasto. Praticamente dovete fare questa cosa qua, di girare l'impasto. Vedete già come si è un po' trasformato? Gli fate fare un po' di giri, gli rimettete la pellicola e lo fate riposare ancora 10 minuti. Poi lo riprendete, un altro giro, via, così, senza paura. E fate così per 2-3 volte. Quando vi pare abbastanza liscio ed omogeneo l'impasto, tipo dopo una mezz'oretta più o meno, lo copro con la pellicola e lo metto in frigorifero, dove lo faccio lievitare per 8-10 ore, 12 ore, 14 ore, insomma per questo è comodo, vi organizzate un po' come vi pare, perché tanto questo in frigorifero lievita molto lentamente, non inacidisce e quindi vi organizzate secondo i vostri tempi. Potete farlo la mattina per la sera per la mattina, il pomeriggio per, ne so, la mattina dopo. Insomma, comodo perché ve lo fate a piacimento vostro, con i vostri orari. Quindi metto questo in frigorifero. Questo è l'impasto come si presenta dopo 10-12 ore di lievitazione, quindi vieni qua che si vedono bene le bolle. La caratteristica è che c'ha tutte queste bollicine, che sono da anidride carbonica penso, e ha lievitato rispetto al giorno prima, ok? Adesso dobbiamo fare un passaggio che è semplicissimo.
che si chiamano le pieghe. Un po' come quando si piega le magliette, noi donne non sappiamo fare queste cose. Quindi, mi raccomando, infarinate bene il piano perché l'impasto è appiccicoso, eh? Quindi mettete un bel po' di farina e rovesciate l'impasto sul piano di lavoro. Vedete com'è tutto quanto lievitato? Allora, che facciamo adesso? Ci infariniamo per bene le mani, perché sennò facciamo un macello. E allarghiamo. Vedete come si appiccica, perché questo è l'impasto. È molto idratato. Cercate di formare una sorta di rettangolo. E fate queste pieghe. Quindi che significa? Che tirate verso di voi un lembo. Fino più o meno a metà. Quell'altra metà la piegate sopra, così. Chiudete con le dita, con le punte delle dita. E poi chiudete anche a sacchettino, così. Questo è un passaggio che serve a dar forza al pane, si dice. Lo giriamo. E facciamo la stessa cosa, allarghiamo leggermente l'impasto. E rifacciamo un'altra volta le pieghe, esattamente nello stesso modo. Quindi, piego fino alla metà, ricopro sopra, sigillo leggermente e poi chiudo, così. E così. E poi giro e arrotondo leggermente perché io faccio una pagnotta rotonda. Difficile fino adesso? Mi sembra semplice. Prendo una ciotola, ci metto dentro uno strofinaccio, infarino per bene dentro. E metto la mia pagnottella all'interno. E copro. Questo lo tengo a temperatura ambiente fino a quando non raddoppio di volume. Io questo pane faccio la cottura in pentola, quindi che serve? Serve una pentola bella spessa, che non abbia manici di plastica, deve poter andare in forno. Faccio con la pentola perché non ce l'ho la tegame di ceramica col coperchio proprio per il pane, quello è un'altra roba, insomma, però non ce l'ho e quindi mi sono adattata con una pentola pesante. Dobbiamo metterla a scaldare in forno, quindi accendiamo il forno, lo facciamo arrivare a temperatura di 230 gradi, io faccio col ventilato, e lasciamo la pentola 5-10 minuti che si scalda e poi dopo ci metto direttamente l'impasto dentro, però la pentola deve essere bella bollente quando facciamo questo passaggio. Metto la pentola in forno e la faccio scaldare. Allora, che dobbiamo fare adesso a questo punto? La pentola sta in forno e si è scaldata per bene, quindi facendo attenzione allo scottaccio. Quindi pentola e coperchio. Non ve scottate, Appoggiamo questo qua e praticamente rovesciate l'impasto all'interno della pentola. Mo speriamo di non scottacce e di non far casini. Il fatto che è bollente non me lo fa attaccare, copro e metto in forno. Allora, la prima parte della cottura in pentola col coperchio, 230 gradi ventilato per mezz'ora, ok? Allora qua, mi raccomando pure come sempre, okay, state dopo mezz'ora si toglie il coperchio e si fa cuocere ancora 20 minuti. 20 minuti però abbasso la temperatura 10 gradi, quindi a 220. Allora, questo è il pane. Ah, oh, si è scotto. Si vede che si è cotto bene anche sotto? Sì, bene. Si sente che c'è la crosticina?
Fai ancora. Vabbè, dopo si dovrebbe far sfreddare sopra una griglia. Questa è quella che c'ho del microonde. Non andrebbe mai tagliato bollente il pane, ma in questo caso... Apriamo? Wow, si vede qui. Ah, non ha fatto tante alveolature come l'altro giorno, però ci stanno. No, però ci sta. Vabbè, perché siamo andati pure un po' di fretta. Un po' di corsa. Questo però, deve... vabbè, dai. Vedete. Senti come scrocchia? Piccoletto. Sono stata brava, dai. Posso dirmelo? Pollice. Ciao! Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.